Bimbe, ma ciao! Come state? Bene. Cosa fate? Ma... Ehi! Cosa fate? Vi finite tutto il cioccolato? No. E io poi rimango senza? No. Ah, no! Mi raccomando, Anastasia, quel cioccolato è mio, non ce n'è più in casa e io ho bisogno di cioccolato tutti i giorni. Quindi, per favore, smettila! Smetti! Ma mi stai prendendo Ma come, mamma, non ce n'è più di in giro? No, non cioccolato? ce n'è più, è l'ultimo. Questo qua. Non è vero. Come non Vuoi c'è più? venire a guardare? Perché c'è ancora cioccolato? Ma perché? Cosa c'è in Guarda. dispensa? Sono tue. No, bellina, tu ti stavi mangiando il mio cioccolato e adesso queste sono anche mie. Ma quindi avete ricevuto tutte queste uova di Pasqua e non le avevate ancora aperte? Cosa? Sì, ho capito che adesso le aprite, ma sono tantissime. Vediamo cosa sai fare. Cosa io no? Bravissima, signorina, una calza diversa dall'altra. Ma tu sei Pippi calze lunghe, non sei una bambina normale. Ma insomma, ma voi sapete il numero di queste uova? Quante sono? Sì, il numero della scarpa del piede. Sì, beh, cioè Guardate 31 e mezzo. Ancora. Non prendiamo il prodotto quello, dobbiamo fare un miscellaneo. Anastasia, vuoi che te le do io a te? Allora, mettiamole tutte sul tavolo, togliamo le cose. Sì, dai, vediamo quante uova ci sono, così le contiamo. Qua è avanzato un pezzettino di cioccola, sparisci e me lo mangio io. Che carino, fammi vedere. Ma c'è anche la femmaia, è bellissima. No, me la regali. Bene, certo. Noi abbiamo comprato i soldi da No, soli. le avete comprate con i vostri soldi? Ma Sì, quante sono? tanto noi abbiamo il portafoglio. E ce l'ho pure io. Questa sta cadendo. No, ma sono tantissime, non ce la faremo mai ad aprirle. Ancora? Vedo un uovo di Pasqua della Juve, di chi è? È mio, È tuo. è d'Italia. No, ragazzi, ma vi rendete conto? Abbiamo il tavolo completamente ricoperto di uova di Pasqua e io non ne sapevo niente. Cosa state facendo? Cosa state... ha ragione. Ma vedere? Come il pepe? Cosa ci fa lì dentro? I chiodi di garofano. Insieme alle uova di Pasqua. Queste almeno, queste datele a me. Fammi vedere. Ah, vedi che sono uguali. Ah, allora, che carine. Dove vai? Ce n'è ancora. Ah, i cioccolatini. Pure i cioccolatini. Sì, perché mi sembrava giusto, visto che di cioccolata ne abbiamo poca. Perché non acquistare anche un bel pacchettino di cioccolatini? Ragazzi, No, ma io non ci credo. Ah, sì, scusa, mi ero incantata sulle uova di Pasqua. Voi due non siete normali. Eccola, allora, con questo completiamo l'opera perché il coniglietto Pasquale mancava. Quante sono? Una, due, tre, quattro. Un'oca, un'oca. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 E uova di Pasqua. 17. Beh, quello non lo apriamo, dai. No, vuoi aprire anche quello? Quindi abbiamo 16 uova di Pasqua da aprire? State dicendo questo? Io me ne vado, ciao, 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 me ne vado, ciao ragazze, buon divertimento. Allora, innanzitutto ritirate questi sacchetti che non li voglio vedere per terra. Vanessa, ritira i sacchetti, per favore. No, dai, non
non ci... No! Non ci credo! Cioè, tu hai preso, hai calpestato il sacchetto con dentro un uovo di Pasqua e non te ne sei accorta! No, si sapeva delle cose! Quindi sono 17? No, non è che ce ne sono... Sai che è caduto? La paglietta da mettere nei cestini! Fate così, Vane! Tenete un sacchetto per buttarci dentro la carpa. Allora, Vanessa, tu sei già in postazione, eh? Però bisogna prima... Vabbè, le ovette no, non apriamo le poverine. Apriamo solo le uova di Pasqua, così cerchiamo le sorprese che ci sono all'interno. Va bene? Dai. Cosa stai facendo? Ok. Ok cosa? Ok. Foto. 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 Ciao. Foto. Tu foto alle guardate. Uova. Una, ah, foto due, me. Tre, quattro, cinque. Bravo, vediamo. Cinque. Cinque. Ok, prendete i sacchetti così che ognuna di voi sceglierà l'uovo di Pasqua e lo metterà lì dentro in attesa di essere aperto. Ok, Ani. Tre, due, uno. Aia. Non fatevi male, eh. Adesso ognuna di voi prende un uovo e lo apre. Dai, vediamo cosa succede. Oh, quello piccino, amore. Ma secondo me la sorpresa è quella fuori. Però aprilo, dai. Ah, no, ci siamo dimenticati una cosa. Aspettate. Bisogna prendere un recipiente grande per poter mettere dentro tutta la cioccolata, eh. Vai tu, Vane? Sì, secondo me potrebbe andare bene. Non ne sono sicura, viste le uova, però. Non ce la faccio. Prova così. Oh! Fa vedere, che bellino, ma cos'è? Non è una calamella? Che bello. Forse sì, eh? Secondo me sì, prova a vedere se si attacca. Sì! Oh, sono calamite, bellissime. Lui è Billy o è la Pemaia? La Pemaia! Ma lui è, lei ha l'amico che si chiama Billy. Però non so se è Billy, non me lo ricordo più Billy. Ok. Invece tu sei ancora lì? Buonanotte. No. Sì? No. Vuoi una mano? No. Va bene, allora Vane, tu apri. Attacchiamo la Pemaia sul frigo, l'attacco io? Un attimo. Ok. Vani. La metti. Io la chiamo Sara. Sara? Sara. Sara. Va bene, Sara. Che belline che sono. Io Maya. Va bene. Dai, su! Avete aperto? Sì! Guardiamo che bellina, che ti fa calare! Dai, che carina, piccolissima! Ma non iniziare tu! Cosa fai? Assaggi ogni uovo di Pasqua! Ma guardate come fa! No, bellissimo! Fammi vedere! Ah, oh, come leggero! Lasciamolo per dopo! Apriamo intanto quella grande, così facciamo vedere quella grande e quella piccola! Allora, dovete prendere dei sacchetti per buttare le carte, eh? Non riesci? Schiaccia, oh, brava! Vedi, non c'è niente come immaginavo perché la sorpresa era già la calamita. Ok, avete ritirato anche questo, Ani? Butta via tutto, dai! Non, ti non mangiate troppa cioccolata adesso, eh? Quello della Kinder. Ok. Quello è bello, papà uovo e figlio uovo. Cosa? Vediamo lei. Olè, brava, che pillolona che c'è qua dentro. Mamma mia. Mamma mia. Wow, non ci credo. Cosa? Elsa, no, però è con Olaf. Che bello, è diverso da Elsa che abbiamo trovato oggi, dalla nonna. No, perché dovete sapere, ragazzi, che oggi... Bello. Bello. Dovete sapere, ragazzi, che oggi dalla nonna abbiamo aperto anche le uova di Pasqua.
Ma io non mi ricordavo assolutamente che avessimo tutte queste uova. Ma dove le avevate nascoste? In dispensa? Sì. Fa vedere solo cos'è una macchinina, eh? La mettiamo qua dentro. Ma sì, dai, allora, ritiralo, mettilo qua dentro. Guarda, mettilo qua dentro. Adesso metti la cioccolata qui, Vane, e ritiriamo la carta. Dai, ti aiuto anch'io. Ti ha rubato la cioccolata. Ma c'è, noi non manco neanche uno di mio. Cosa hai detto? No, che lingua hai parlato? Ha detto che non ha mangiato neanche un pezzetto del suo cioccolato. No, lei non ha mangiato neanche un pezzetto. Yeah. Dai, su, altro uovo, bimbe. Quella super gigante. Dai, 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 brava Vanessa. Vanessa è la più veloce a scartare le uova di Pasqua, mentre Anastasia... Ma è già rotto. Vabbè, fa niente. È già rotto. È fondente questo? Sempre fondente, bello, buono. Che bel bucone. Sì, è fondente. È fondente, buono. Anastasia... Ce la puoi fare. Che buon profumo il cioccolato fondente. A me piace un sacco. Ari, ti aiuto. Guarda la macchina. Boh, faremo una gara, un racing car. Vane, l'aiuti tu? No. Fondente. Grazie, amore. Gentilissima, come sempre. Ari. Quando hai finito di mangiare l'uovo di Pasqua di tua sorella, apri il tuo che ti ho scaricato. Non è rotto il tuo? No, mamma mia, ma che forza! La macchinina. Una macchinina anche per te? Prova. Grazie, amore. Grazie. Lo mangio dopo quello. Boh, non riesci neanche ad aprire? Vabbè, dai, cos'è? Una macchinina? No. No, eh? L'hai trovato? Un delfino. È un delfino? Sì. Va bene, adesso poi lo monteremo. Adesso mettilo qua che apriamo un altro uovo di Pasqua. Pronte? Sì. Via. Quanti quanti ne abbiamo qui? Ancora, no, ti prego, questi qua della Peter, prima che le apro passa 2 mesi. Mamma mia, sono durissime da aprire. Cioccolata tutta la sera. Allora. Hai capito? Allora, dai, altro giro. Comincio ad odiarle. Questo è buono, invece è extra potente. Adesso si sfa. Ah, ma sei potente, eh? Ma che cosa urli? È una penna. Fa vedere che è mia. Ah, che azzurra. Che bella, con tutti i colori, bellissima. Bene, dai Vane. Tanto, allora, scommettiamo che è Elsa. Oh. È un'altra buca. Per me è Elsa. Mamma. Elsa. Come me. Ho vinto. Anzi, io l'ho covato. L'hai trovata o l'hai covata? L'ho trovata. Ah, credevo l'avessi covata. Perché dice covata anziché trovata? Si sente una gallina? Sei una gallina tu. Io ne ho due. Tu ne hai solo due, adesso Vanessa te ne dà qualcuno, Grazie, ma in tre. Va bene, dai. Ari, no, Ari, non è la mia preferita. Ma ce l'ho tu. E allora sceglierà Vanessa quale regalarti. Questo. No!
un abbonamento allo stadio per il prossimo anno? Sì, veramente. Ma sì, figurati. Così vai allo stadio anche tu a vederla la prossima volta. Ok, dai. Altro giro, altro uovo, ragazze. È mio. Ma tu cosa ce ne fai con le chiavi? Cos'è? Un portachiavi? Fa vedere. Cos'è? Ma è pesantissimo. Ma che cos'è? Una collana? Posso prenderla? Pesantissimo. È una collana. Apri, l'amore. Per me. Vela, non ce la fai, perché fondente, no, in mezzo qua, ma Anastasia, ma che potenza hai, ma sei fortissima, ragazzi, bisogna aver paura se ci tira un pugno, è una penna, vero? Ma guardate che bella, ragazzi, è una colla, ma è bellissima, gliela regali a tuo fratello? Certo che sì. Amore, che carina. Oh, Ani, attenta a non cadere. Vediamo. Che bella, fucsia? Sì. Bellissima. Ok, ritiriamo tutto. Dove vai? Ma non sono ancora finite, me la regali a me. E tu mi regali la collana? Sì. Che io regalo a Daniel? Sì. Grazie. Sì. Grazie, amore. Dai, prendete un altro uovo, che siamo agli sgoccioli. Io ho l'ultimo, questo. No, io non ci credo. Io non ho ancora anche un altro. Ma ce n'è un altro. Bene, dai. Guardate qua quante sorprese. Sei nauseata dall'odore del cioccolato ormai. Ma questo fa puzza. Ma no, puzza di... Ah! No. Ciao. Povero cioccolato, ha perduto la sorpresa. Va bene, quello lo buttiamo, te lo dico già. Quell'uovo va nel bidone. Cos'è? Perché wow wow? Cos'hai trovato? Cos'è? Apero! Wow! Tu, Anastasia, stai ancora tentando di aprire. Cos'è? Gioielli? Per bambini di un anno. Ok. Adesso sono orecchini. Wow. Mancano i guanti. La collana. I guanti ci sono. Non manca. Dai, su signorina. Sei ancora indietro, Vai. Madonna santa. Un'altra sigaretta. Un'altra sigaretta. No, un'altra sirenetta. Sirenetta? Sì, sirenetta. Perché avevamo trovato una sirenetta? Non me lo sì, ricordo. Sì, nel mare. Vabbè, ma invece di cercare la sirenetta vecchia, fai vedere quella nuova. Dov'è la sirenetta? Oh, sirenetta. Oh, sigaretta. Che bella, me la ricordo. È una gomma. Bella, bellissima. Dai, finisci quanto tu. E con immenso piacere annunciamo ai nostri amici che apriremo l'ultimo uovo. Yeah, finalmente. Fa vedere il disegnino? Secondo me c'è una... La Barbie. Barbie. Che bello, è quello della Barbie. Io. No, ti prego, no, non lo voglio più vedere. Ancora? Ma quante ne abbiamo aperte di uova della Kinder? Ani, basta! Una! Ecco, hai visto? A fare la sciocchina? Prima o poi ci si fa male. L'hai aperto? No. Cosa hai trovato? I trucchi. Wow. Sono di tutti e due. Sono di tutti e due. Sì, perché a voi mancano i trucchi, vero, in casa? Sì. Ani, io pure che tu cadi dalla sedia sull'ultimo uovo. Wow. Elsa, non ci credo. Quante Elsa abbiamo? Possiamo quale venderle? Piace. Va bene, facciamo vedere i trucchi. Elsa, non la facciamo neanche più vedere perché ne abbiamo la nausea. Tu smettila di mangiare cioccolata. Guardate, mamma, ragazzi, guardate quanta cioccolata abbiamo qua. Guardate. No, vabbè, il coniglietto lasciamolo stare, per favore. Perché lo lanci, poverino, che si rompe? Si è rotto. Ecco. Allora, girati. Okay. Allora, fai un piccolo make up prima di andare a nanna. Vediamo un po' come sono questi trucchi. Finti, sicuramente. Super finti. Ma ragazzi, voi che avete trovato nel uovo di Pasqua? Pasqua? No, io gli ho trovato un
due cose, soprattutto Elsa. Sì, infatti, il mondo di Elsa più che di cose. Scrivetelo nei commenti, nei like. Questo video finisce qui. Iscrivetevi al canale e attivate la campana. Sarà l'effetto della cioccolata che la rende simile a una persona ubriaca. Boh, e lasciate una. E lasciate una. Cosa c'è? Cos'è? Vabbè, la portiamo all'ospedale. Sì, dei pazzi però. Al manicomio! Tu finirai al manicomio, secondo me. Allora ragazzi, se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Ma cosa fai? E iscrivetevi al canale. Cosa ha detto? Iscrivetevi al canale, ciao. E lasciate un bel pollicione. Questo lascio. Vabbè.